Buongiorno, allora oggi sono a Traversa, cioè Traversa è lì, qui c'è Peglio, già da qua vedo un bel panoramino. Allora oggi vado su a Monte La Motta come tappa finale, però prima vado su a Dangri, che deve essere un bel borgo con cascatine, fiumiciattoli eccetera eccetera. Poi ovviamente nel tragitto sarà qualche altro bel paesino, qualche chiesetta, qualche altra chicchetta. Maggiormente sarà asfalto tranne il pezzo del Monte La Motta. La giornata oggi è spaziale, un bel sole, una ventina di gradi, 9 del mattino. Boh, cominciamo ad andare su. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to love. Ok, sono arrivato a questo spettacolo di chiesa. Ora io per Dangri proseguo dritto, poi dopo quando tornerò indietro imboccherò questo sentiero per il Monte La Motta. Eccoci arrivati. Ok, quindi Dangri, circa 8 km per un 300 metri di dislivello da dove sono partito io. Adesso andiamo a vedere un po' di cascatelle. Ok, il sentiero finisce qui, qui c'è, si può venire anche a farsi una bella pausetta di quelle belle, in riva al fiume, spettacolare. Qui da Dangri praticamente il sentierino, proprio un pezzettino, non è tanto, c'è due o tre scalini da fare e si può arrivare fino a qui. E penso che ne valga parecchio la pena. Ok, Dangri fatta, ora torno al bivio dove c'è la chiesetta e riprendo a registrare da lì. Ok, sono tornato alla chiesetta spettacolare, adesso comincio ad andare su per il Monte La Motta. Ok, sono arrivato a Bodone, ora tra neanche qualche chilometro incomincerò a costeggiare il Monte La Motta, quindi non manca tantissimo, veramente il panorama qua è spettacolare.
that's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk a thousand miles to see you rise. You were not alone, we are family. Hold me, let's escape all this reality. You are my sin. Ok, ce l'ho fatta, mamma mia che parete ragazzi. Praticamente dal bivio dove avevo fatto vedere il cartello, ecco questa qua, da là in fondo è tutta una parete assurda. E per salire qui sulla vetta non c'è un sentiero da un'altra parete così. Io l'ho fatto un po' spinta, un po' se non ho riuscito a pedalarla. Comunque devo dire che lo sforzo meritatissimo proprio. Paesaggio da paura, dopo scendo giù di qua, veramente spettacolare. Per arrivare qua sono circa 24 km per un 1200 di dislivello. Boh, adesso dronatina. Ok, adesso incomincio a scendere, vado sull'altro punto panoramico di là, poi vado a quell'alpe di là e incomincio a scendere fino a ritornare sul sentiero che ho fatto per venire su. Ok, questa è l'Alpe Motta, altro punto panoramico con croce. Niente, allora dovevo trovare un sentiero che mi portasse giù direttamente a Budone, però è escursionistico, c'è una pendenza esagerata, però non lo trovo. E quindi faccio ritorno da dove sono arrivato. Symphony, but
Ok, sono tornato qui all'imbocco del sentiero, quindi niente, adesso faccio la discesa su asfalto che ho fatto prima a salire e tiriamo le conclusioni quando sono arrivato giù. Ok, sono sceso, ho fatto tutta la discesa qua su asfalto, panoramica non finiva più, bella comunque, anche se vabbè non è un sentiero, però almeno è panoramico, vedi sempre il lago. Allora, due conclusioni. Allora, Crotto d'Angri nessun problema, si va tranquillamente, come avete visto anche dal video è facile, facilissimo, non c'è niente di che. Invece per andare su la Motta, l'ultimo pezzo è veramente una parete allucinante, vedete, dopo Bodone si prende il sentiero, quando c'è il bivio che si va su a destra sulla cementata è una parete proprio così, però non è tantissimo, cioè sarà un chilometrino penso, e lì vedete voi. Poi per andare sulla prima vetta che ho fatto io spinta, è un po' pedalabile, un po' spinta, è poco, non è tanto da fare. Se non volete farvi la spinta c'è il sentiero che passa dietro, che è quello che ho fatto io a ritorno, e potete andare negli altri due punti panoramici del Motta, bellissimo, spettacolare. Sono circa una quarantina di chilometri per un 1200-1300 di dislivello, c'è molto molto asfalto da fare, però comunque è veramente veramente carino. Quindi niente, il video finisce qui, se vi piace un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!